Faccio ammenda, nella prima parte dove parlavamo di pagina di cultura ho distrattamente saltato la pagina del Messaggero che oggi viene dedicata a Perugia 1416 con l'intervista ai consoli dei Cinque Rioni, il nostro amore per tutta la città, e con Teresa Severini che dice: con la prossima edizione la città sarà ancora più bella perché è stata ottenuta l'ammissione nell'albo delle rievocazioni storiche comunali per Perugia 1416, il passo successivo è l'inserimento in quelle delle manifestazioni storiche regionali, con la possibilità di ricevere anche il sostegno dal MIBACT. Insomma, il prossimo anno sarà una Perugia 1416 ancora più splendente. Lo sport, Baiocco, siamo a Perugia, la rabbia deve passare, Caserta è l'uomo giusto per il grifo, l'ex centrocampista in visita a Pian di Massiano dice: sono legato a Fabio, è un uomo con grandi valori. Intanto per il programma, squadra da oggi in ritiro a Cascia, protocollo medico, ieri test serologici e nuovi tamponi, e poi colloqui avviati, Burrai Falasco sì, Monaco resta, il difensore centrale potrebbe avere una chance con il grifo. Ternana, Falletti sarà in città domani, oggi gli accoppiamenti di Coppa Italia, per il Gubbio nel mirino i giocatori del Lecce, Gallo e Dubicas, e poi calcio di Serie D, Tegola Foligno, bevi l'acqua, dovrà essere operato. Ancora calcio di eccellenza, Branca è il primo giorno di lavoro, scusate, staff e squadra, e poi Bartoccini, parliamo di volley Serie 1 femminile, Bartoccini il roster adesso è completo, ingaggiata la cubana Kenya Caraces. Per il basket, Umbertide, arriva Sara Speziali, migliorare sempre. Questa era la Nazione, andiamo al Corriere dell'Umbria. Grifo via libera per Cascia, ieri test sierologici e nuovi tamponi, mercato, lo scambio Burrai Falasco si farà, piace il baby Lovisa, inizia stasera ad allenamento ultimato, il ritiro precampionato fino al 18 in Valnerina. Colpo del Trestina, Podrini riporta a casa Silla Fode, lo vedete in questa foto, e poi per la Serie C, Ternana, Torromino va a 1.002 in partenza, oggi c'è Peralta. Andiamo a parlare di volley di Superlega, Palabarton più vicina all'apertura, la SIR freme, oggi il Consiglio regionale dovrebbe dare l'ok per la gara di Supercoppa. Per il volley di Serie A femminile, Caraces, una cubana per la Bartoccini, Supercoppa Santarelli. Golf Club Perugia, Satiri Auto Cup, record di iscritti, Bianconi è il re di Santa Sabina. Chiudiamo con il Messaggero, parliamo chiaramente di Grifo, eccolo qua, Monaco verso la conferma, il centrale lavora sodo e convince il nuovo tecnico Caserta, può restare per il rilancio della squadra nonostante i trascorsi, Burrai Falasco c'è l'accordo, Sgarbi, Mazzocchi e Melchiorri, colloqui con il club, ufficiale da domani in ritiro a Cascia, ieri ancora tamponi e test sierologici. Tennis, Francesco Passara il campione umbro, e poi ancora tennis, la Training School Bilardo, conquista lo scudetto. A Spoleto la Giro Mondo, Calalasso preso Simone Tola da Viterbo. Ancora per lo sport, andiamo a Terni, Fere, girone C, sfuma il derby. I rossoverdi ufficiali saranno inseriti nel raggruppamento del Sud, mentre i grifoni finiranno nel girone B dopo il caso Piacenza. E quindi questo atteso derby Perugia-Ternana di fatto non ci sarà. Ancora memorial per Flavio e Gianluca, Zampagna il loro ricordo con noi, tante emozioni al torneo organizzato dalle madri dei due giovani morti per droga. E per il calcio femminile, Calcio a 5 riprende l'attività del CLT. Questa era l'ultima notizia per quel che riguarda lo sport, non l'ultima della nostra rassegna stampa che, come di consueto, apre una finestra sul meteo. Allora, che giornata dobbiamo attenderci quest'oggi? La cartina direi che parla di per sé stessa, già chiaro. Dal Messaggero, sereno o poco nuvoloso al mattino, locali addensamenti durante la giornata a ridosso dei rilievi, ma che saranno già in dissolvimento in serata, non sono previste in particolare piogge. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno stazionarie e le minime sono in leggera diminuzione, condizioni che saranno dominate dalla
variabilità sull'Umbria con occasioni per precipitazioni che però se ci saranno saranno assolutamente di carattere sparso. Bene, questo per la nostra rassegna stampa che si conclude qui. Grazie a voi tutti per averci seguito. Appuntamento alle 19:30 con la striscia dei TG Serali. Buona giornata.